Ciao, buon 2014 a tutte, ne approfitto per dirvelo in questo video perché non sono riuscita più a girare video perché sono stato 2 settimane via giù dal mio ragazzo in Basilicata, connessione pari a zero e l'ultima settimana che sono tornata l'ho passata a studiare perché domani si torna al corso e ci sono ben 3 test da fare e quindi tra anatomia, psicologia e cosmetologia ero un po' piena. Comunque vi auguro un 2014 pieno di avventura, magia, eventi speciali, perché no, di amore, di lavoro, di salute e qualche soldino un po' in più per tutte. Così da permetterci qualche cosina in più. Saluto tutte le ragazze che hanno lavorato all'ultimo video, quello per gli auguri di Natale, perché in pochi giorni siamo riusciti a realizzarlo con molta molta fretta, quindi ringrazio tutte, un bacione a tutte e grazie ancora. Partiamo subito con i most played del mese di dicembre 2013, in collaborazione sempre con la Marti. Un bacione Little Snake 90 qui su YouTube, qua sotto nell'info box trovate tutti i link inerenti sia al video in collaborazione e sia al canale di Martina. Partiamo subito col Doccia Time, ho utilizzato moltissimo questo bagno doccia che ormai mi vedete da secoli e secolorum, perché un litro di prodotto è veramente difficile da smaltire. Comunque il Bubble Bath allo strawberry, un litro di prodotto, sapete che mi piace e vi consiglio di acquistarlo quando è in offerta sul catalogo. C'è sia in formato da 1 litro e sia da 500 ml. Un prodotto per capelli, non vi faccio vedere gli shampoo perché li ho finiti tutti e quindi ve li faccio vedere nei prodotti finiti in collaborazione con Gigia Tobax che dovrebbe arrivare in fine mese. Un bacione anche a te. Ed è come prodotto che vi faccio vedere, è il Volume Rich Mousse della linea di Framesi ed è una mousse che si può utilizzare tipo balsamo appunto per volumizzare meglio la radice e serve anche per i capelli fini per non farli indebolire troppo. È una mousse che mi piace molto, va messa subito dopo lo shampoo, lasciata agire per 2-3 minuti e poi va risciacquata. Ottimo prodotto, sono 150 ml di prodotto, la scadenza non ve la so dire perché nella mia confezione non c'è e non va bene. Ultimo prodotto per capelli è questo di Franc Provost, che sto utilizzando da moltissimo tempo perché ne basta poco ed è un trattamento professionale protezione per il calore, fa un piastra e ferri caldi senza risciacquo, sono 300 ml di prodotto, 12 mesi dall'apertura, va utilizzato dopo aver lavato i capelli, averli tamponati bene, va spruzzato e poi naturalmente va passato il phon e la piastra e tutto quello che utilizzate. Vi devo dire che da quando lo utilizzo non ho più i capelli bruciati, quindi ottimo ottimo prodotto. Per il corpo non ho utilizzato creme corpo, ma mi sono detta che come proposito del 2014 devo usare qualche crema corpo perché non va bene. Prodotto corpo, deodorante Dove, questo in stick, original, 48 ore, più vitamina E e zero alcol. Vi posso dire che non dura 48 ore perché a me non dura tutta la giornata, non è un deodorante ancora definitivo per me, ne sto provando alcuni per trovarne uno che sia veramente ottimo per me. Sono 30 ml di prodotto, 24 mesi dall'apertura alla scadenza, ha una buona profumazione come tutti i prodotti Dove che a me piacciono. Devo ancora testarlo bene, però non dura tanto, quindi non fa per me. Un altro prodotto che ho utilizzato e sto amando è questo profumo di Guerlain, Le Petite Robes Noires, scusate la mia pronuncia, ma francese io non l'ho mai studiato. È un profumo molto molto dolce che mi è stato regalato a Natale dell'anno scorso, che continuo a utilizzare perché è veramente ottimo. Bene, passiamo al viso. Per il viso ho utilizzato un bel po' di prodotti questo mese che in più stanno anche finendo e dopo questi prodotti sicuramente vedrete la mia cura per l'acne, perché purtroppo è ritornata in vita e come proposito del 2014 ho deciso di occuparmi veramente seriamente della mia pelle e ho riacquistato tutti i prodotti che mi aveva dato la dermatologa. 70 euro di prodotti, però almeno facciamo passare questo problema perché non è da sottovalutare. Come gel detergente che sto finendo ho utilizzato il peeling detergente per uso quotidiano,
per normale e combination skin, è questo qua della Cien, che costa pochissimo, costa 1,99 euro. Con questo prodotto non utilizzavo lo scrub dopo, perché comunque già aveva delle sfere che comunque consentivano di fare uno scrub tutti i giorni, non aggressivo, perché lo scrub non va fatto tutti i giorni. E mi è piaciuto perché veramente mi puliva a fondo la pelle, anche se so che comunque per la mia pelle c'è bisogno di un prodotto specifico per l'acne. Quindi non lo ricomprerò, perché sinceramente devo curare questo problema. Poi se volete un video ve lo faccio vedere, ma sono dei prodotti che comunque ho utilizzato e quindi li avete visti già in video vecchi. Come latte detergente struccante utilizzavo questo qua, che è una mini taglia di Lancome, la scadenza è 6 mesi dall'apertura, sono un 50 ml, l'avevo trovato in un cofanetto. Devo dire che per il viso va benissimo, e anche per gli occhi, se non si ha un trucco troppo forte o waterproof, toglie bene anche senza lo struccante. Come struccante lo vedete nei prodotti finiti, perché ho finito anche quello, ho finito veramente veramente tanti prodotti. Come siero e sui brufoletti mettevo molto spesso questo, che mi è stato regalato da un rappresentante quando lavoravo, comunque del Atma Ayurveda, ed è praticamente un olietto per la pelle acneica. Sono la scadenza è 6 mesi dall'apertura, il contenuto è 15 ml, dice che è 100% naturale, quindi ho voluto utilizzarlo perché comunque non mettevo schifezze sulla pelle, già comunque col detergente e altre cose, parabeni, paraffine sicuramente c'erano, e quindi ho voluto utilizzare questo appunto per provarlo. Come crema la vedrete sempre nei finiti, e ogni tanto ci mettevo qualche goccia di quel siero lì, appunto per dargli un po' di proprietà sebo equilibranti, eccetera eccetera eccetera. Come contorno occhi sto utilizzando molto raramente, perché non me lo ricordo mai, e questo è un altro proposito per il 2014. Forse ne ho troppi, non li realizzerò tutti, ma ci proviamo. Ed è questo qua della linea Solution, ed è l'Hydrating Eye Cream. E sono 15 ml, 12 mesi dall'apertura, non ve lo posso recensire perché purtroppo lo utilizzo poco e quindi non mi sono fatta ancora un'idea, però mi sembra abbastanza rinfrescante e mi sembra valido come contorno occhi. Come maschera ho utilizzato questi due prodotti, che forse avrete già visto in qualche mio video, per rimanere in tema Avon, il Clear Skin Professional, il Liquid Extraction Strip, che è questo qua, che avevo visto da Cinzia, cioè 2000 Zaida, un enorme bacione cara. Sono 30 ml di prodotto, la scadenza 12 mesi d'apertura, praticamente è un liquido gel che va messo appunto tipo sulle alette del naso, sul mento, sulla fronte, viene lasciato in posa per una ventina di minuti e poi si strappa, perché si forma tipo una patina, pellicola, che poi si strappa. Devo dire che il suo lavoro lo fa, e mi piace soprattutto per il naso, per le alette del naso, mi toglie bene tutti i punti neri, infatti quando vado poi a rimuoverlo è brutta l'immagine da vedere, però vi vedete tutti attaccati, i punti neri attaccati sul gel, che poi è diventata tipo un cerottino, funziona come i cerottini di Essence. Come maschera per tutto il viso invece ho usato questa qua, My Mask, che è una maschera alla argilla verde con estratti naturali con proprietà purificanti, e mi piace come maschera, ve la consiglio. Sono 75 ml, la scadenza è 12 mesi dall'apertura, si tiene in posa per una decina di minuti e poi si risciacqua tranquillamente, si indurisce un pochettino come tutte le maschere all'argilla, ma non più di tanto, alcune invece proprio vanno a sedimentarsi e si calcificano, questa no, però un pochettino si indurisce e quindi riuscite anche a capire quando dovete toglierla senza stare a guardare l'orologio. Per quanto riguarda il make up, la base, ho utilizzato moltissimo questo fondotinta di Essence dopo averne finito alcuni, che è il Soft Touch Mousse Make Up, lo 01 Matte Sand. Devo dire che copre molto molto bene, molte volte non utilizzo nemmeno il correttore, io avendo una pelle acneica, comunque per dire che copre veramente. Sono 16 grammi di prodotto, quindi non è neanche poco. E la scadenza è 24 mesi dall'apertura, come vedete lo sto
divorando. Prossimamente vi farò la review più applicazione, come faccio di solito per tutti i fondotinta. Un altro prodotto che utilizzo, che conoscete perché ve l'ho fatto vedere in quasi tutti i video, è la Mineralize Skin Finish di MAC, che è nella colorazione Medium Plus, che mi piace, e mi piace anche per quanto riguarda il fondotinta. Molte volte metto un po' di correttore sulle imperfezioni e poi applico questa con il pennello bagnato e mi piace veramente veramente tanto l'effetto, quindi probabilmente poi lo utilizzerò anche come fondotinta. Una cifra che sto utilizzando è questa qua, che come vedete anche questa è utilizzatissima, anche se vi devo dire che come cipria si sgretola molto facilmente, quindi c'erano dei pezzettoni che mi venivano via, non so se succede anche a voi. Comunque l'About Matte di Essence in versione compatta, sono 8 grammi di prodotto, 24 mesi dall'apertura alla scadenza. Un correttore che ho utilizzato moltissimo è il Full Cover di Make Up For Ever, preso al Cosmoprof. Mi raccomando, comprategli o con gli sconti o al Cosmoprof, perché veramente costa veramente tanto, 32 euro, parecchio. Comunque la colorazione è 6, scadenza 12 mesi dall'apertura, il contenuto sono 15 ml, io ce l'ho da tantissimo tempo perché ne basta pochissimo, va picchiettato bene, non va bene per il contorno occhi, perché impasta un pochettino e quindi non va proprio bene. Come imperfezioni ve lo consiglio, è molto molto valido. Come base ombretto, siccome mi ha abbandonato il primer potion piccolino trovato nella Naked, perché l'ho trovato completamente oleoso, quindi lo vedrete nei prodotti finiti, non perché è finito ma perché è inutilizzabile, allora utilizzavo questo qua, sempre primer potion di Urban Decay, però in tonalità sin. Rende un po' perlescente la palpebra e gli ombretti sopra sono più luminosi e fa durare bene il trucco. Vorrei provare l'Eden di Urban Decay, però ho un altro primer, ho altri due campioncini di primer da finire, quindi poi vedremo. Comunque sono 11 ml perché la formulazione è il packaging vecchio e la scadenza è 6 mesi dall'apertura. Vi consiglio i primer potion perché sono veramente validi. Sicuramente il primer potion piccolino della Naked l'ho trovato fallato io ed è stato un caso. Come matite occhi ne ho utilizzate maggiormente tre, che sono queste tre. La più piccola che vedete è la pastella di Neve Make Up, la color burro, mi piace veramente veramente tanto, dura bene all'interno dell'occhio, scrive molto bene, è buona anche come base e in più ha un inci anche buono. Come matita nera la Long Lasting di Essence, la 01 Black Fever, che sono quelle le traibili solite, hanno una buonissima scrivenza ma all'interno dell'occhio non durano moltissimo, almeno a me non durano tantissimo, non sono proprio vere proprio long lasting. E poi ho utilizzato moltissimo questa matita blu che è la Knoll and Contour Liner Waterproof di Sephora, così qua con lo sfumino, è la 02 Keep Blue. Vi devo dire che come linea di eyeliner non dura e secondo me va sfumata molto bene, perché sennò vi si stampa sopra nell'arcata sopraccigliare ed è un effetto molto antiestetico, quindi state attenti, oppure se volete picchiettateci un ombretto blu sopra perché non dura e non si fissa molto bene. Come palette ne ho utilizzata maggiormente questa qua, che è di Mario MD De Luigi, mi era stata regalata da una signora che conosco, e all'interno ci sono uno scomparto di 4 ombretti nude, non matte ma perlescenti, un'altra di viola, lilla, un beciolino carino, colori che comunque utilizzo, dei gloss, un altro vano di gloss, un fard che è molto molto carino che ho utilizzato anche questo mese e una terra gigante. È veramente un kit molto carino, sicuramente vi farò magari qualche video per farvela vedere meglio, magari farò un mini tutorial anche su questa palette, e penso sia stata presa da QVC, molto molto carina.
E un'altra palette, la Naked 1, ma cosa ve lo sto a dire, la utilizzo sempre sempre sempre, ha dei colori fantastici. Un'altra palette utilizzata, la Naked Basic, che l'ho portata anche con me quando sono andata giù, favolosa, potete farci un sacco di trucchi, a me purtroppo è volato il nero. E ve la consiglio perché veramente, anche per chi si trucca poco, è una palette molto valida e io la uso, la porto sempre con me nei viaggi, è ottima. E in più ho utilizzato anche la Original di Slick, che la mia, ho finito due colori rosini un po' di tempo fa, e utilizzo moltissimo questo blu scuro, molto molto bello, ma anche gli altri colori mi piacciono e sono palette secondo me che costano poco e gli ombretti hanno una qualità molto molto buona. Quindi il mascara allungante di Deborah allunga molto molto le ciglia, secondo me le pettina anche bene e se usato bene volumizza, ma bisogna avere una mano molto decisa perché dipende da come iniziate a mettere il mascara. Se iniziate male il risultato è pessimo, se invece date la giusta pennellata iniziale è perfetto. Sono 12 ml di prodotto, 6 mesi dall'apertura alla scadenza. Se volete un mascara allungante, questo è molto valido. Come volume pecca un pochettino. Blush, illuminante e terra le ho prese tutte da questa palette di Kiko, di un'edizione vecchia natalizia, che è la 02 Light Impulse Face Palette Warm Tangerine Glow. Sono 36 grammi, 18 mesi dall'apertura e trovate tutto qua dentro. Il terra, illuminante e i tre blush che ho mixato tutti insieme oppure usavo moltissimo questo rosa, e in più ho uno specchio mega mega gigante e quindi ottimo da portare in viaggio, infatti l'ho portato con me quando sono partita per 2 settimane. Come labbra ho utilizzato principalmente questi 4 rossetti. Uno è di Kiko, che non vi so dire che linea sia, comunque è lo 113, siano i super glossy, 18 mesi dall'apertura alla scadenza, ed è questo nude che vira sul mauve, molto molto carino, lo utilizzo molto spesso come rossetto nude perché è la giusta tonalità di nude secondo me. Poi come altro nude ho utilizzato molto questo di Pupa della China Doll, molto molto carino, che ho visto da Michelinia e me ne sono innamorata quando l'ho trovata all'outlet, l'ho preso subito, ed è il 103, non so quanto riuscirete a vedere, niente, sempre della China Doll, il 303, molto molto carino, bello bello bello, avete già visto in alcuni miei video. Come durata non sono proprio eccezionali, però hanno una buona idratazione e i colori sono molto carini. E poi naturalmente questo di MAC, che è il Chatterbox, che mi piace veramente veramente tanto, è uno degli unici 2 rossetti di MAC che ho, ma spero di riempire di nuovo la mia collezione dei rossetti MAC. Poi passiamo agli smalti. Diciamo che prima di partire ne ho usati veramente veramente tanti. Quando sono partita, per non portare smalti, mi sono tolta lo smalto e non me lo sono più messo, quindi Natale senza smalto. Iniziamo con questo smalto di Kiko, che è il 293, che è un viola, che ho abbinato moltissimo a questo di Pupa, che è della linea Glossy Nail Polish, che è il 727, praticamente tutte le dita con questo di Kiko e questo ditino con questo qua glitterato sempre viola, molto molto carino. Poi mi è piaciuto tantissimo come durata, come effetto, l'ho tenuto più di una settimana mi sembra questo, ed è il Rimmer Lycra Pro 10 Day, è il 361 Marmaid Grid ed è anti-fade, infatti non mi si è sfaldato proprio se non gli ultimi giorni, ma era una settimana che lo tenevo su e mi piace veramente tanto. Se trovo altri colori sicuramente ricomprerò questi smalti perché mi piacciono molto. E poi con l'effetto metallico, effetto magnetico non metallico, ho utilizzato questo qua che era in un kit ed è di 5 ml della Pupa, è il 06, c'era il magnete, io ho usato il magnete orizzontale ma c'è anche quello obliquo. Per
Bene ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho utilizzato a dicembre 2013. Spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere tutti i prodotti che avete utilizzato. Se volete mettete un video risposta sotto a questo. Mando un altro bacione a Martina. Ancora auguri per questo 2014 e ci vediamo nei prossimi video. Magari un video dei regalini di Natale, anche se ne ho ricevuti un po' pochi, visto che ne hanno approfittato a regalarmi qualche soldino. Vi mando un altro bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!